Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Castle Clash. In questo video siamo con l'account di Patata Trick per rollarci 10.500 gemme, circa 10.000. Siamo alla ricerca, ragazzi, di Teschio, Golem e Zucca, quindi tre eroi, uno più importante di un altro, perché vediamo che ha già Barba, Aries, c'è anche Rodolfo, quindi praticamente sono quelli gli eroi principali che andremo a cercare. Allora, iniziamo subito con un bel 150, vediamo un po', subito una linfa, va bene, un'altra linfa, dai, il teschietto, ragazzi, il teschietto lo andiamo cercando, quindi carnefice, regina serpente, demone dei ghiacci, finora non appare neanche un viola, un verde, però un verde, quindi dopo il verde c'è il campione che non è un teschio, posso capire, Zucca si trova molto facilmente, ma Teschio e Golem so bene che non si trovano per niente facilmente, quindi continuiamo, carnefici, ragazzi, una marea di blu, un altro verde, quindi ci aspettiamo un violetto a momenti, però un paladino, ragazzi, un paladino non va bene per niente, dai, teschiarello, ecco un altro cecchino che prelude l'uscita di Cavalier Teschio, ragazzi, vediamo un pochino, panda, dai, Cavalier Teschio, dai, Teschio secondo me esce, ecco un altro alchimista, ragazzi, alchimista, attenzione, il panda è inutilissimo, linfa di cristallo, ragazzi, siamo a 6.400 gemme, deve assolutamente uscire uno di questi due eroi, con solo 10.000 gemme sarebbe anche un miracolo, quindi dai, linfa di cristallo, Teschio, e invece no, linfe di cristallo come se non ci fosse un domani, ragazzi, 5.800 gemme, concentriamoci per Golem e Teschio, ragazzi, sono un obiettivo difficile, Tritone, carnefice, dai, Tritone, sciamano, la speranza si va affievolendo, regina serpente, alchimista, dai, Teschio, ah, linfa di cristallo, cecchino inutilissimo, dai, linfa di cristallo, Teschio, niente, Teschio, oddio ragazzi, oddio, non lo so perché la connessione ha cliccato due volte, era un leggendario, ragazzi, non sappiamo che leggendario era, andiamo a vedere Teschio, attenzione, vediamo, oh, attenzione, escono i primi leggendari, attenzione, un cavalier, ma forse è morte, ragazzi, cavalier morte probabilmente, invece era solo un fottuto paladino, 4.000 gemme, ragazzi, dai, allora un 4.50, forse vuole il triplone per trovare a destra Golem e a sinistra Teschio, vai, e invece no, soltanto un campione gelatinoso, ragazzi, solo un cavalier morto, un paladino, un campione finora, dai, facci questo miracolo sulle 3.300 gemme, attenzione, panda, dai ragazzi, ci credo che esce uno di questi due con queste 2.800 gemme, dai, Golem, Teschio, no ragazzi, stanno uscendo una sequela di panda, non lascia ben sperare, Teschio, Golem, Teschio, oh, attenzione ragazzi, ultimi due roll, attenzione, uno, ultimo roll, deve uscire per forza, o Teschio o Golem, ragazzi, questo roll, non guardo, e invece un inutile sciamano, non ci posso credere, abbiamo trovato soltanto un cavalier morte, un paladino e un campione, quindi né Golem né Teschio, ragazzi, veramente un peccato, speravo almeno di trovargli uno di questi due eroi, invece, anche se mi rendo conto che ultimamente, ragazzi, non so perché, dopo l'ultimo aggiornamento, diciamo, leggendari escono molto più a fatica, ne vedo uscire parecchi di meno, e quindi non so se è soltanto un caso, quindi chissà, per adesso soltanto tre ne abbiamo trovati con 10.000 gemme, quindi davvero pochi, e anche negli ultimi roll non ne ho trovati parecchi, in relazione alle gemme spese, quindi chissà, vabbè, un peccato perché speravo di trovargli almeno uno degli eroi che mi aveva chiesto, sarà per la prossima volta, vi invito a lasciare un bel like e un commento e ci vediamo come sempre nel prossimo video.